Ciao amici, benvenuti in questo nuovo vlog. Vi chiederete perché sono in macchina, forse non te lo sto chiedendo a nessuno. Comunque in pratica oggi dopo scuola sono uscito con una mia amica, l'ho accompagnata a farsi le unghie. Abbiamo parlato un po', abbiamo mangiato, abbiamo preso un gelato buonissimo. Adesso invece è venuta a prendermi mia mamma perché avevo il telefono scarico e è andata a fare l'assicurazione. Tipo non ho capito in realtà che è andata a fare, comunque è andata l'assicurazione. Io sono qua in macchina e ho detto perché non iniziare il vlog in macchina, è molto tipo Chiara Facchetti mukbang. E quindi sono qua in macchina con i miei coconut pieces, questo succo, fragola e mela. Buono. Beh, è così brutto che io mi annoio così tanto se non ho il telefono, non ho qualcosa di interattivo, multimediale. Cioè io so che in questo momento mi farebbe un sacco bene in realtà mettermi qua così e pensare. Tipo le 7, sono appena tornato da scuola perché oggi avevo il rientro appunto e boh, è andato abbastanza bene in realtà, cioè sono contento di come è andato oggi a scuola perché la prima ora tipo quella di multimediale mi ha selezionato per un progetto al Lucca Comics, dovrò tipo andare a disegnare la gente, carino, sono contento che mi abbia scelto. E poi boh, le ore dopo abbiamo fatto varie cose, sono abbastanza stanco, cioè è stato ok oggi, però stancante perché tipo le ultime ore abbiamo un po' fatto un po' di confusione in classe per decidere della roba e mi ha un po' prosciugato le energie. Però mi è arrivato un pacchetto e adesso vi faccio vedere. Sono contento perché non mi ricordavo dovesse arrivarmi, quindi un po' una sorpresa dopo questa giornata stancante. Che me l'hanno inviato da Revox, che è tipo un brand di skincare molto economico. Mi hanno inviato varie cose, vi faccio vedere tutto. 100% centella asiatica e boh, sembra figo, la centella asiatica mi piace un sacco. Poi questo qua con olio per capelli, un lip balm, un tipo siero contro un occhio alla caffeina che in realtà non vedo l'ora di provare perché secondo me aiuterà tanto. Capelli, questo qua è lo shampoo e questo è il tipo una specie di crema per i capelli e oltretutto la mia stava finendo quindi non vedo l'ora di provarla, probabilmente farò la doccia domani. Visto che sono pazzo andrò a dormire con i patch occhi. Sicuro mi cascano, mi finiscono nell'occhio, me li mangio mentre dormo, però va bene. Buonanotte! Ciao amici, sono tornata a casa da scuola, come vedete oggi è tutto super autunnale con questo maglione, poi pioveva, sono contenta, ci ho proprio sentito l'autunno oggi. Comunque sono quasi le 4, ho mille cose da fare, quindi devo iniziare. Le prime cose sicuramente farò compiti, quindi scienze, matematica e filosofia, poi devo fare dei video, devo mettere a posto la stanza, devo fare degli ordini, devo rispondere alle mail, un sacco di cose, quindi iniziamo. Ok, ho finito di studiare, adesso devo fare una cosa carina, nel senso che Glossier, un brand che tipo così è impazzito. Dicevo, Glossier è un brand che tipo io adoro dal 2017, ora in realtà l'hype è un po' scesa, nel senso che mi sono accorto che molte cose sono un po' cacate, però ormai è dal 2017 che voglio qualcosa, sono tipo 7 anni, adesso spedisco in Italia, chiudo la finestra, ci trovo così, no? Quindi farò un ordine, non mi serve niente, però spenderò almeno 100 euro, vabbè. Lo faremo insieme e poi devo fare anche un ordine su un altro sito perché devo scegliere i prodotti da farmi inviare per... Vabbè, lo scoprirete più avanti, comunque... Ok, ho passato l'ultima ora a fissare il sito di Glossier e ora sono riuscita a fare l'ordine dopo 7 anni. È tipo dal 2017 che voglio ordinare su questo sito, comunque vabbè, questo pomeriggio ho fatto i compiti, poi ho dovuto registrare delle ADV, dei video, delle cose... E nulla, adesso sono riuscita a fare l'ordine su Glossier, ho preso il correttore, per cui, cioè io lo volevo tantissimo, ma non sapevo come scegliere la shade e quindi non volevo prenderlo, però poi ho detto cazzo, lo voglio così tanto, rischiamo, ho provato a scegliere la shade, secondo me è adatta a me quella che ho scelto, quindi sono abbastanza tranquillo, però quanto belle, ho preso il correttore, questo qui e sono felicissimo. Urlo. Che è successo? Cazzo, è impossibile, raga. Era Prato ieri, no? Eh sì. Ah sì. Raga, facciamoci.
Devo registrare una nuova per tipo una DV e ho 8000 cose in mano. Adesso montiamo tutto e vi porto con me. Comunque sono appena tornato da scuola. Aspetta, appoggio prima la roba. Adesso andiamo a fare. Avevo paura di non riuscire a tipo editarlo come era nella mia testa. Invece è venuto quasi perfetto e sono contento di come è venuto, è molto carino. Comunque mi è anche arrivato un pacco con parti del cosplay che farò quest'anno a Lucca Comics ad Halloween. Quindi dopo le proviamo insieme. Adesso scrivo un po' una lista delle cose che devo fare oggi. È un po' stretta, giusto un po'. Cazzo. Po' Claudine. Mi manca il giacchetto. Mi sento super a disagio con questa maglietta. Ok, mi sono tolto quella cosa perché mi sentivo troppo a disagio. Cioè, non mi può entrare una cosa del genere, microscopica. Ci sono i pantaloni, che non so come farvi vedere. E boh, secondo me sono molto lei. Ma in realtà anche questa maglietta, secondo me, era molto lei. Però, cioè, è troppo piccola, mi sento troppo a disagio con questa cosa. Cioè, non posso uscire così, forse col giacchetto sopra mi sento meno male. Però, per ora no. Secondo me ci sta. Il tutto, poi ovviamente deve essere tutto sistemato, rifinito, queste orecchie fanno schifo per ora, però poi tipo le renderò più fatte bene, datemi il tempo. Ok, questo è il giacchetto che dovrei mettere, devo tingerlo di nero, metterci la pelliccia, però secondo me col giacchetto non si vede neanche che la maglietta è stretta e posso accettarlo. Però... Ciao, è venerdì oggi, boh, sono appena tornato dalla scuola, a parte cose che evito di raccontare, non è successo niente di, boh, particolare, è andato tutto bene in realtà nel complesso. E niente, mi è appena arrivato un pacchetto carino, sempre lì, skincare coreana, che novità. E boh, ora ci stavo facendo le storie, perché boh, voglio far vedere nelle storie cosa mi è arrivato. E però tra una mezz'oretta devo uscire, perché devo andare a registrare un video da Tigotà. Io oltretutto adoro Tigotà, cioè è così carino. E tra un po' esco per andare a fare questo video. Oltretutto, visto che tipo Tigotà è irraggiungibile da casa mia in modo normale, cioè a piedi dico... Dovrò portare mia mamma, però va bene, ha detto che mi porta tra una mezz'oretta, quindi devo andare a registrare questo video. E poi boh, penso che il resto del pomeriggio avrò da studiare, anche se boh, non ho particolari cose, nel senso, sabato, domenica voglio uscire. Nel senso che domenica, cioè tutti e due i giorni c'è una roba di design, tipo a Pietrasanta, una fiera, non ho capito. E mia mamma vuole andarci con me. E poi, cosa stavo dicendo? Ah sì, e... ma però... Sabato o domenica voglio andare a questa roba e poi il giorno che rimane voglio uscire, perché boh, almeno o il sabato o la domenica devo uscire. Quindi in realtà venerdì, oggi, quando torno da questo video che devo registrare, voglio un po' studiare. Sicuramente perché lunedì mi interroga scienze, quindi devo studiare scienze, anche se praticamente so quasi tutto. E poi boh, sicuramente ci saranno altri compiti, sia per domani sia per lunedì. Quindi sarò un po' impegnato oggi. Boh, ultimamente ho delle giornate molto impegnate. Cioè i primi giorni di questo vlog in realtà non ho fatto quasi niente, perché erano giornate soft. Però comunque nelle ultime settimane, in queste prime settimane di scuola, tra scuola e altro, sono sempre mega impegnato. Cioè ho un sacco di robe da fare tutti i giorni, però sono contento. Mi è venuta molta fame, quindi prepariamo una merenda molto healthy. Quindi crackers con maionese. The healthy. Prendiamo la maionese. Sono così buoni. Io ho un po' di fiatone, non so perché ho corso a casa nel corridoio. E ora mentre parlo mi sta venendo il fiatone. Però va bene. Ok, merenda healthy preparata. Amici, la pioggia e le intemperie non mi fermeranno da prendere il correttore e il gloss scontati da Sephora. Vedo la santa sede più vicina che mai, non mi fermerò. Eccola, la intravedete, con la sua insegna luminosa si avvicina. Porco di... Ho il lento di prendere. Questa settimana è sotto registrazione, perché uscirà un vlog. Siamo ad amici. Cosa c'è dietro? Vai, te parla. Noi facciamo gli... Come? Mi è arrivata la cover dell'iPad, guardate che audace, da verde a verde, è arrivato Oliver. Ciao! Testa di
carica. Sono di Filippo, vado via. Dio, mano. Lontana la Conan. Eh? Lontana la Conan. Ma non era lì? No. Update. Allora, visto che oggi pioveva, ho invitato i bimbi a fare cinnamon rolls. Aspettatela! Ho invitato i bimbi a fare cinnamon rolls a casa mia. Ecco i bimbi. Però ci manca la roba, stiamo andando alla Conad. Io sono in Crocs, come sempre. Non so come mai questi biscotti sembrano troppo carini, cioè. Però non li prendo. Questa è la spesa. Come se quattro non ne mangiano. Chi è arrivato? Io messa. Vabbè, un po' pizzerella la mia impastatrice. Ok. Sì, fidati. Lo so, ma ascolta, il tavolo è sporco. Questo è fatto apposta e pulito. Ma sto facendo a caso. Non devi fare a caso, guarda. Oliver, basta, non fa finisce la roba. Adesso faremo il pumpkin spice latte. Amici, facciamo il pumpkin spice latte. Allora, questo è sciroppo tipo di zucca. Zucca e cannella e altre spezie. Ma lo posso mettere anche così intorno? Proprio viola. Ah, c'è un... Raga, è buono questa. Sono solo di cannella per ora. Mi sono un po' depresso. Guarda, bravissima. Oh, è vero. Cioè, come abbiamo fatto a finire quello di panna? Dai, ma il mio è brutto perché mi avete finito la panna. Che silenzio, piena musica. Alexa, musica. No. Che ne pensi del pumpkin spice latte? Buono. 10. No. No. 5 meno. Buona. 5 meno. Perché ne pensi? Bravo! 6 e mezzo. Che ne pensi, Dalila? 6. A me è piaciuto molto, ma se mi seguite sui miei porca, a me sapete che piace molto. Oliver! Non è una bella idea. A me sapete che piace molto e da quando ho iniziato a farlo è la mia ossessione. Mi puntino, no! Ma visto che questa sera quando non ci siamo. Sulla foto si vede che è davvero importante per lui. Sulla foto si vede che ascoltare Pavarotti cantare all'albero all'alba vincerò è davvero importante per lui. Di Giulio. E mi piace la parte caramellata sotto. Buongiorno, è domenica, è l'ultimo giorno di questo vlog e boh, ieri sono carino, abbiamo fatto cinnamon rolls, come avete visto, e ora me lo sto mangiando per colazione ovviamente, e poi ho fatto tipo un pumpkin spice latte, è così autunno tutto ciò, io la faccio. E nulla, ora farò colazione, poi penso più tardi mi metto, studio un po', faccio la doccia, poi viene mia nonna, mangiamo, e poi oggi pomeriggio c'è tipo una roba del design a Pietrasanta, penso, vabbè, e mia mamma vuole andarci con me, quindi ci andrò. E poi boh, vedrete, comunque buona colazione. E sono venuti un sacco buoni, cioè davvero buoni. La ricetta se dovete farla, tipo quella di giallo zafferano, abbiamo duplicato le dosi. Buona. Le abbiamo fatti lievitare un pochino di più perché nel mentre stavamo giocando tipo un gioco da tavolo, quindi ci siamo distratti.
ormai c'è il mio piatto. Sì, come sapete oggi è domenica, quindi finisce questo vlog e sera mi sto preparando la cena, cioè la cena, mi mangerò parmigiano e speck perché ho mangiato tantissimo, cioè mia nonna mi ha fatto la pasta con le polpette, è la cosa più buona del mondo e ne ho mangiata tantissima. Comunque, in pratica, dopo aver cenato, cioè pranzato, sono andato tipo con i miei genitori, cioè in realtà sono stato un po' tipo al computer e poi sono andato con i miei genitori tipo a... c'era tipo sta roba del design, tipo la design weekend, ho fatto cacare. Adesso io con questo bellissimo pranzo, cioè cena, mi mando un mega abbraccio, vi dico ovviamente di commentare, iscrivervi, fare tutte quelle cose lì e tipo scrivermi nei commenti come va, che fate, non lo so, raccontarmi un po' qualcosa e chiedermi anche che video volete in futuro, io adoro parlare con voi nei commenti e nulla, ciao ciao!